associazioni, tutti i soggetti che possono essere, potrebbero essere coinvolti, no, nelle scelte che riguardano il bene comune. E ne abbiamo avuto la riprova perché in campagna elettorale abbiamo creato un modulo che è stato distribuito in tutte le famiglie bicegliesi, in cui si diceva: caro cittadino, a prescindere da chi voti, se tu avessi 50.000 euro a disposizione del bilancio comunale, che cosa ne faresti? E le risposte sono state, a parte il risultato che è stato eccezionale, ma le risposte sono state veramente incredibili. Cioè, ne esce fuori un cittadino che in realtà è maturo, è consapevole di quali sono le priorità della politica. La priorità numero uno che metteva la maggior parte di queste schede era quella dell'ambiente, del verde, dell'urbanistica. Al secondo posto veniva ovviamente il lavoro, perché è un tema che è inutile nascondercelo, è fondamentale oggi. E poi venivano tutti gli altri, la cultura intesa come identità di una comunità, non soltanto come conoscenza, come sapere, ma come valore di una comunità unita, di una comunità davvero coesa, la cultura. E a scendere tutte le altre cose che ci siamo detti già negli interventi che ho appena ascoltato: la necessità dei parchi pubblici, di aprirli, di metterci giochi. Ricordo che sottoscritto nella scorsa consigliatura è l'unico che ha fatto un'interrogazione consigliare in cui si chiedeva un regolamento per l'attribuzione delle aree pubbliche, dei parchi pubblici e dei beni immobili pubblici, sempre questo per la coerenza. L'ambiente, il piano urbanistico, i cittadini chiedevano, non noi, non il candidato sindaco, i cittadini chiedevano che il piano urbanistico venisse approvato, perché una città felice oggi si misura non dalle volumetrie, bensì da quanto tempo uno deve fare per arrivare a un parco pubblico a piedi, non in macchina, a piedi, da quanto tempo il cittadino impiega per arrivare al centro cittadino. C'è un'urbanistica non più pensata come ai vecchi tempi, in cui il piano urbanistico generale durava 20 anni, 30 anni, 40 anni, no, un piano urbanistico veloce che dura 5 anni, 10 anni, poi segue le evoluzioni della tecnologia. Case, ci consigliavano i cittadini, energeticamente compatibili, energeticamente sostenibili, case energeticamente autonome. Questi erano sempre i cittadini che ci consigliavano di proporre questi argomenti. Ci proponevano di riutilizzare i suoli già urbanizzati, perché il consumo del suolo oggi non è più tollerabile, soprattutto in una città come Biceglie, che ha